Gemellaggio fotografico con il comune di Seravezza, sezioni dedicate a sciaccare, enogastronomia con foto di pietanze e piatti tipici della cucina saccense, alla street life con scatti che immortalano la vita quotidiana degli abitanti del territorio termale. Questi alcuni degli eventi all'interno della mostra videofotografica amatoriale Sciacca Vista da Noi, giunta alla quinta edizione. Quest'anno all'interno del complesso monumentale Fazzello anche un vero e proprio concorso fotografico organizzato in collaborazione con l'Associazione dei Ceramisti di Sciacca, che premierà le migliori foto raffiguranti la ceramica saccense nel contesto della vita cittadina. Un appuntamento fisso ormai è quello organizzato dai ragazzi dell'altra Sciacca. Non mancano gli eventi collaterali. Ieri sera, per esempio, nell'atrio del Fazzello si è svolta anche un'esibizione di Tai Chi a cura di Silvana Ambrosino. Il Tai Chi è una tecnica di combattimento, oggi conosciuta in Occidente soprattutto come ginnastica e come tecnica di medicina preventiva. Una ginnastica definita anche come energetica, approfondita negli ambienti buddisti e taoisti con lo scopo di mantenere l'organismo efficiente, preservarsi dalle malattie e dalla vecchiaia, conservarsi in buona salute e favorire la longevità. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 12, dalle 18 alle 23, fino a domenica prossima, 2 settembre, giorno in cui si svolgerà la premiazione dei partecipanti ai vari concorsi di fotografia.